fatta, ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon, è il primo italiano a riuscire in questa incredibile impresa dopo la semifinale persa da Nicola Pietrangeli nel lontano, non è neanche considerata, era Open nel lontano 1960 in 5 set contro l'australiano Rod Laver. Ecco la semifinale vinta quest'oggi in 4 set dopo 2 ore e 39 di grande tennis dal nostro, dal numero 1 del tennis azzurro, Matteo Berrettini, che batte Hubert Hurkacz, numero 14 del tabellone di Wimbledon, in 4 set con il punteggio seguente di 6-3, 6-0, 6-7, 3 punti a 7 per il polacco nel tiebreak del terzo set, unico giro a vuoto di Matteo Berrettini nel pomeriggio della centrale, 6-4 nel quarto set, e vola in finale. E quindi preparatevi, preparatevi, perché domenica sarà una di quelle giornate da scrivere negli annali per lo sport italiano, per lo sport azzurro, perché alle 14:30 domenica pomeriggio Matteo Berrettini scenderà per la terza volta in carriera nella centrale di Wimbledon, nella center court dell'Hollingham Club ai Championship, per giocarsi la prima finale storica in un torneo della Grande Slam. Potrebbe clamorosamente fare una doppietta clamorosa, prima il Queens e poi anche Wimbledon, perché dopo aver trionfato contro Cameron Norrie ormai 4 settimane fa nella finale ai 3 set vinta dal numero 7 del tabellone, dal numero 9 al mondo, ecco la grande chance contro colui che risulterà il vincitore della seconda semifinale che è appena iniziata sulla centrale, che è appena iniziata nel center court. Ragazzi, potrebbe diventare il quarto, anzi potrebbe diventare il terzo azzurro di sempre dopo Nicola Pietrangeli, con il doppio successo nel 1959 e poi anche nel 1960 dopo Adriano Panatta, nel 1976 unico italiano a riuscire a vincere uno slam nell'era Open. Sarebbe un risultato clamoroso, però comunque prima di parlare di questa finale che lo vedrà opposto al vincitore, a colui che uscirà vincitore nella seconda semifinale tra Novak Djokovic e Denis Shapovalov, in questo momento 1-0 per il numero 1 al mondo, che comunque vanta anche un certo comunque vantaggio negli scontri diretti contro il numero 10 del tabellone, contro Denis Shapovalov, con l'unico precedente risalente nei tornei della Grande Slam nel 2019 al terzo turno dell'Australian Open 2019, 3-7-1 per il tennista serbo. Rientrando invece per quanto riguarda Matteo Berrettini, il primo tennista azzurro a centrare la finale a Wimbledon dopo le finali centrate proprio a Parigi nel teatro del Philippe Chatrier, prima da Nicola Pietrangeli che vanta 4 finali dopo quelle vinte nel 59 e nel 60, altre 2 finali perse nel 61 e nel 64. E poi c'è anche Adriano Panatta, è anche comunque un'altra finale, contando anche il successo sempre al Roland Garros di Francesca Schiavone nella stagione nel 2010, la finale persa poi contro Na Li l'anno successivo nel 2011, contando anche la finale tutta azzurra tra Flavia Pennetta e anche Roberta Vinci nella stagione 2015 a Flushing Meadows, a l'US Open 2015 con il successo di
Flavia Pennetta contro Roberta Vinci, contando anche i 5 successi nei tornei del Grande Slam, il Grande Slam effettuato dal duo Roberta Vinci, Sara e Rani nella biennio 2014-2016, anzi scusate, 2012-2014, è sicuramente una pagina di sport azzurro, il tennis azzurro riscrive la storia dello sport italiano e lo riscrive grazie alle gesta, grazie agli ace, grazie ai colpi vincenti, ai dritti vincenti di Matteo Berrettini, che entra di diritto nella storia dello sport azzurro con una prestazione davvero incredibile, perché dopo aver eliminato Felix Auger-Aliassime in 4 set con il punteggio di 6-3, 5-7, 7-5, 6-3, è una vera e propria battaglia, perché il quarto di finale contro anche l'amico Felix Auger-Aliassime è stata sicuramente una partita incredibile. Hubert Hurkacz arrivava a questa semifinale, a questa prima semifinale in un torneo del Grande Slam dopo aver eliminato con un bagel addirittura Re Roger Federer, King Roger Federer, in 3 set con il punteggio seguente di 6-3, 7-6, 6-0. Unico tennista in grado di battere a Wimbledon, dove Roger Federer ha conquistato 8 tornei del Grande Slam. Unico tennista in grado di battere Federer 6-0 all'interno di una set. È sicuramente una grande impresa, perché comunque dopo un avvio abbastanza in parità, con 3 palle break annullate da Hubert Hurkacz nel corso del primo set, il primo break arriva nel settimo gioco, e poi nel nono gioco sul punteggio di 5-3 Berrettini si costruisce il set point, l'ennesima palla break del primo set, e chiude con il punteggio di 6-3 il primo parziale. Il secondo parziale non esiste, non inizia neanche, è un 6-0 davvero clamoroso, che diciamo pare comunque concludere la partita dopo 2-7, ma non è così, perché Hurkacz rinasce nel terzo parziale, non concede neanche un'occasione a Matteo Berrettini per costruirsi una chance per breccarlo, e il terzo set finisce al tie-break, dove una grandissima risposta di Hurkacz e un errore clamoroso di Matteo Berrettini a rete, a tu per tu, concedono il vantaggio prima di 4-0 e poi di 5-1 al polacco, che chiude 7-3 il tie-break e riapre la prima semifinale di Wimbledon. Nel quarto set Berrettini inizia nel migliore dei modi, si costruisce subito delle palle break, brecca immediatamente Hubert Hurkacz, serve in modo davvero incredibile, 22 ace alla fine di questa partita con Berrettini, che riesce anche a superare 100 ace nel torneo, aspettando il grande finale che arriverà domenica pomeriggio contro il vincitore della seconda semifinale, Novak Djokovic oppure Denis Shapovalov. Staremo a vedere, ma comunque è stato un pomeriggio di grande tennis. 22 ace, 60 vincenti, qualcosa davvero di incredibile per un giocatore che ha riscritto letteralmente la storia del tennis azzurro, che ha riscritto letteralmente la storia dello sport italiano. Matteo Berrettini è in finale a Wimbledon, è il primo italiano a riuscire in questa impresa davvero clamorosa, e quindi po 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 po. Mi raccomando, attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Ci vediamo in un prossimo video!